Salve ragazzi cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi vi parlerò di un tema di grandissima importanza, un tema che non ha trattato nessuno. Vi parlerò della deflazione, di questo fenomeno per il quale stiamo assistendo tutti, quello che sta succedendo, dei cambiamenti, i prezzi anziché che aumentare diminuiscono e come mai i media definiscono questo problema come un problema. Un qualche cosa di deleterio, un qualche cosa da combattere, un qualche cosa di estremamente pericoloso. Ma come tutti noi sappiamo, un qualsiasi cambiamento, come potrebbe essere il dato circa l'inflazione, il dato statistico, è essenzialmente un cambiamento di baricentro, per cui per qualcuno la cosa può essere vantaggiosa, per qualcun altro può essere estremamente svantaggiosa. E per chi è svantaggioso secondo voi? Per la gente, per la povera gente, per la massa, per la collettività o per quella minoranza che sta sotto l'ombrello della Troica, ovvero la Troica, questo organismo di egemonia economica finanziaria? Chiaramente, quando i media riportano che la deflazione è qualcosa di deleterio, non è deleterio per te che mi ascolti da casa o per la massaia, è un qualcosa di deleterio per questa troica che ha tolto agli stati quel minimo che avevano di autonomia, quel minimo che avevano di sovranità, anche di sovranità monetaria, e questo è molto correlato. Io cercherò di farvelo capire in modo molto spiccio e molto semplice. Allora, la deflazione essenzialmente è il fenomeno che porta i prezzi a diminuire. Noi sappiamo sempre che i prezzi devono sempre aumentare, ma chi lo ha deciso tutto questo? Questo lo decide generalmente la banca. Quando la banca centrale, quando la banca immette liquidità sul mercato, più soldi ci sono, più questi soldi perdono di consistenza, perdono il loro valore che gli è stato attribuito, perché andiamo proprio ad inflazionare la quantità di soldi. Se io ammettiamo tra me e te che giochiamo a Monopoli, abbiamo 100 banconote, queste banconote hanno un certo valore. Se tu poi ne trovi in un cassetto, ne trovi altri 1000, te le tieni per te, un po' alla volta le metti in circolo, è chiaro che il totale delle banconote non sarà più 100, sarà 1000. Più le 100 che c'erano, 1100, per cui abbiamo creato una forte inflazione perché ci sono più banconote in circolo. Il fenomeno della deflazione è un fenomeno che è legato essenzialmente ai costi. Quando qualche cosa incomincia a costare di meno, c'è sempre un perché. Io adesso non vi voglio parlare del perché, lo farò in un altro video. Però in questo periodo abbiamo assistito al calare del costo del petrolio in maniera vertiginosa. Adesso il petrolio in questo momento costa meno della metà rispetto agli anni passati, non costa più un'enormità come prima. Questo cosa vuol dire? Perché il costo del petrolio crea questo sistema qui di deflazione? Perché? Perché tutto quello che noi utilizziamo direttamente o indirettamente è fatto col petrolio, o il suo costo dipende da quello del petrolio. Uno dirà: eh no, però se io compro le banane, quelle cosa c'entrano col petrolio? C'entrano perché il camion che le trasporta consuma del diesel, per cui il diesel è fatto col petrolio, le gomme del camion sono fatte con i derivati del petrolio. E le banane che tu stesso mangi, tu pensi che sono naturali, sono di plastica, per cui tutto dipende dal costo del petrolio. Tu compri l'iPhone, ci sono dentro delle componenti che sono fatte derivando con i derivati del petrolio, sono delle formule chimiche che comunque partono tutte da una base di petrolio. Il prodotto che apparentemente non c'entra nulla col petrolio, per arrivare a casa tua deve camminare sulla strada, deve essere trasportato. L'asfalto è un derivato del petrolio, per cui diminuendo, dimezzando il costo del petrolio, è normale che tutto venga a costare di meno.
perché è tutto un indotto, un sistema, un domino che si crea, un sistema a catena che fa sì che tutto costi di meno. Ma perché è deleterio tutto questo? Perché essenzialmente io voglio spiegare proprio velocemente affinché si riesca a capire poi nel dettaglio, se dovremmo andare nel dettaglio, se avete domande fatele sotto il video, cercherò di rispondervi. Allora, noi abbiamo questo organo di egemonia di cui avevo parlato prima, di egemonia economica e finanziaria che è la Troica, ha tolto agli stati la possibilità di battere moneta e la presta agli stati. Gli stati non hanno più una propria moneta sovrana. Cosa succede? Questo è stato un escamotage per indebitare gli stati artificiosamente. Perché gli stati si sono indebitati artificiosamente? Essenzialmente si sono indebitati artificiosamente perché quei pochi magnati della finanza internazionale vogliono avere un reddito senza fare niente. Il reddito come lo hanno? Semplicemente quando la banca centrale, la banca europea emette degli euro, questa la presta agli stati. Prestando agli stati, lo Stato deve dare qualche cosa a garanzia. Cosa dà garanzia allo Stato? Lo Stato dà garanzia il titolo di Stato, ovvero i BOT, i bond, ogni paese i suoi titoli di Stato, e lo dà a garanzia, esattamente per il controvalore della moneta che gli viene prestata. Quando uno Stato emette il titolo di Stato è il debito dello Stato, produce debito. Perché i banchieri, la punta della piramide, vogliono che lo Stato produca debito? Perché loro, dando gli euro, prendendo in controvalore i titoli di Stato, su questi titoli di Stato lo Stato ci deve pagare gli interessi, saranno quel 3, 4%, 2, non importa, gli paga questi interessi e i magnati della finanza hanno in questo modo il 2 o il 3% su cifre enormi, sono dei capitali con cifre a 12 zeri. Parliamo, questi personaggi qua hanno un introito dallo Stato che a volte sfiora, si avvicina a tutto l'introito dello Stato che ha tassando i propri cittadini. Alla fine si è creata questa macchinazione che i cittadini pagano le tasse non per mantenere dei servizi, per mantenere un qualche cosa di utile alla collettività, come potrebbe essere la scuola, la sanità, gli organi di polizia, i musei, aiutare i progetti culturali. No, l'intero gettito dovuto al fisco va a finire in mano ai magnati della finanza, giusto? Perché vi è questa macchinazione, che è una macchinazione molto semplice, però molto efficace. La deflazione, siccome i magnati della finanza sono proprietari dei debiti dello Stato, perché le loro banche, che sono banche private, prestano soldi agli stati in cambio di titoli di Stato, si vedono rotto il giocattolo. Perché? Perché se io ho una cifra esorbitante in titoli e tu mi devi pagare gli interessi su quella cifra, però se vi è una deflazione, ovvero il valore della moneta scende, questo 2-3% di guadagno sull'enormità del debito tu non ce l'hai più, lo vai a perdere. Per farvi un esempio, se l'Italia ha 2.000 miliardi di debito pubblico, questi 2.000 miliardi devono rimanere 2.000 miliardi. Se fra 10 anni con 2.000 miliardi di euro io vado al mercato e ci compro un pollo, e questi qua sono stati sconfitti. Sono andati con le gambe all'aria. Perché? Perché la moneta ha perso consistenza, ha perso il suo valore. E questo che fa paura a questi magnati qui della finanza. I magnati della finanza vogliono che i prezzi continuino ad aumentare secondo uno schema programmato affinché il loro giocattolo non si spezzi. Per la povera gente la deflazione, ovvero il fatto che il costo della benzina, del petrolio e di tutto quello che consegue con l'effetto catena è sceso, è un qualche cosa di estremamente positivo, perché
non si era mai visto che i prezzi scendessero. Ecco, quello che volevo dire l'ho detto, e guardate il mio prossimo video. Nel mio prossimo video vi spiegherò come mai il prezzo della benzina è sceso. Ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.